CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linken. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 085 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Il vostro di oggi, il nostro nemico di ieri e di oggi non è diventato il nostro nemico. Il vostro nemico di oggi è il mio nemico, non è il nostro nemico. Questo sia chiaro. Perché dagli atti che voi avete sottoscritto e difeso fino al 19 di dicembre avete svolto in pieno il vostro lavoro servile. Quindi, distinte e distante, noi siamo scesi in piazza a comiziare, abbiamo detto prima, per quell'amore e quel dovere che ci lega, ma anche perché ancora qualcuno tante volte si sogna di accostare certi accostamenti nel passato, quando si unirono tutte queste minestre, che puoi vedere che cosa è successo. Io me lo ricordo, in quei banchi dell'opposizione si nascondevano per far mancare il numero legale, alcuni consiglieri di una componente invitavano i consiglieri dell'altra, come abbandoni l'aula, vieni qua che manca il numero legale, quindi tutte queste porcherie. No, abbiamo sempre avuto un alto profilo, alto profilo. Vi siete subito distinti. Come vi siete insediati, avete iniziato a dare lavori agli amici. È vero, il lupo cambia il pelo ma non il vizio. Avete accontentato tutti coloro che erano candidati con voi. Vi devo raccontare una cosa molto strana, mi fanno segno però che non si sente bene dietro, qualcuno mi sta suggerendo di eventualmente di vedere perché non arriva l'audio. Come mio solito, essendo capogruppo, mi arrivano a casa, grazie, eccolo qua, mi arrivano a casa tutti gli atti amministrativi, quindi determine dirigenziale, delibere di giunta, tutto ciò che avviene sul comune, io da sempre me li faccio mandare a casa perché poi mi appassiono a documentarmi, a leggere. Leggo che un babbo, c'era stato un cedimento strutturale e quindi un babbo aveva rimosso, un babbo aveva chiamato un'impresa per rimuovere una griglia, perché poi l'impresa ha fatto il lavoro di ristrutturazione, diciamo, strutturale, e lui ha messo la griglia. 8.000 euro. Sono andato dal chiesto al funzionario, ma scusate, ma perché non avete chiamato l'impresa, un'impresa edile per fare questi lavori? Perché io non avevo capito che poi il fratello era candidato, era stato candidato nelle liste di Tarantino. E allora ingenuamente, perché a volte ingenuamente, io chiedevo un senso logico e dicevo, ma scusatemi, ma un fabbro che fa l'impresa dovrebbe essere al contrario, perché se su 8.000 euro di lavoro, 7.500 euro se riprende l'impresa perché deve rifare la pavimentazione e poi deve chiamare il fabbro per smontare e montare le griglie, e dice no, non ti possiamo rispondere perché è così, va così. Allora le ho portato un esempio, dico ma scusate, da me, io vendo la roba usata, voi lo sapete tutti, vengono tante persone a prendere, non so, panni per pulire i vetri, vengono dei marmisti perché per lucidare del granito si vengono a prendere delle maglie di lana. Beh, dico, allora a sto punto posso partecipare pure io a una gara, perché se bisogna fare una pavimentazione comunale, siccome io ho le maglie di lana per pulire il pavimento, allora io metto il pavimento e così posso partecipare. Non l'avessi mai fatto. Da allora si è aperta una congiura che per avere degli atti ogni volta bisogna passare mesi, arriva la
persecuzione. Saliamo sul comune e arrivano sistematicamente 3-4 consiglieri a controllare. Una sera sono salito su al comune e stava giù tanta gente che aspettava l'incontro con il sindaco e con l'assistente sociale. E vidi come un bancone, sai, quei banconi delle oreficerie, dove da una parte si mettono il proprietario e le commesse e davanti c'è tanta gente che ricevono. Io mi sono permesso, insomma, di dire al capo servizio, ho detto: ma scusate, ma è modo di fare questo? Perché dentro c'erano 7-8 persone, c'erano due vigili che vigilavano per la sicurezza e poi c'erano 5-6 consiglieri con l'assessore ai servizi sociali, con il sindaco, quindi una famiglia, una persona, una mamma, una moglie, un genitore che doveva raccontare purtroppo alcune disavventure per chiedere un aiuto, si doveva mettere alla mercé, al patè di tutte queste 7-8 elementi. Mi sono permesso di suggerire al funzionario, ho detto: scusate, per piacere, alla signora Lucia Cataldo, ho detto: ma da tanti anni lei, ovviamente in difficoltà, ha detto: consigliere, mi dispiace, io lo so che sei attento, pure io l'ho suggerito. Quando sono venuti immediatamente, diciamo, l'assessore ai servizi sociali, la signora che non so il nome, non lo dico perché sinceramente non mi viene, De Emilio, una cosa del genere, con la dottoressa, con un altro signore consigliere che non voglio nominare perché non lo voglio nominare, mi dà fastidio a nominare, non lo voglio nominare, chiesero di che cosa è venuto a fare. Dice: è venuto a dire con garbo perché alcune cose, come ho suggerito io, diceva la responsabile. Dice: purtroppo il consigliere è stato attento. E di tre circa ci ha fatto cosa, non c'è sta qua sotto. Questa è la differenza tra noi, abbiamo detto alcune cose, e questi proprietari che si sono comprati questa masseria qua. Questa è la differenza. E allora io sono meravigliato perché, diciamo, Gerardo Gallo si è meravigliato. Io sono meravigliato io per loro, ma te ne sei dimenticato nel 2000 che cosa è successo nell'anno 2000? Addirittura si mise un altro messo comunale, perché Moscarella ne revocò 12 di consiglieri, 12 assessori, revocò 12 assessori, 12 deleghe assessorie. C'era il messo comunale che tutti i giorni andava a portare, uno diventava assessore la mattina, la sera non lo era più, il giorno dopo uno era assessore, fino a mezzogiorno andava il messo comunale, una volta il messo, una volta il vigile. Quindi di che cosa vi stupite? Di che cosa vi state stupendo? Però ora sto cercando, diciamo, di far emergere la differenza, perché di differenza profonda ce n'è stata tra come abbiamo amministrato noi. Vedete, quelle cose che avete ascoltato io le ho mandate in onda, ma non per degli slogan, perché quelle sono verità che non sono state smentite, stanno là gli atti. Noi a fatica, veramente a fatica, volevamo mettere su, lo dico ai tanti giovani che ci stanno ascoltando, quante ore, quanti giorni, quanto lavoro abbiamo fatto per ripristinare. Non voglio usare la legalità perché mi dà fastidio, lo dicono sempre, quindi le regole. Quindi i tanti giovani, tante persone, non solo giovani, giovani e meno giovani, che si sono avvicinati perché sentivano profondamente, sia da una parte che dall'altra. Attenzione, quello che è avvenuto non è avvenuto solo nel centro-sinistra, io ho avuto modo di dirlo. Questa rigenerazione della politica, che era un'allegria, doveva essere una festa. E io ebbi a dire: attenzione di non deluderli questi giovani, perché noi oramai siamo al tramonto, dobbiamo andare via, ma l'esempio che noi lasceremo qual è? Perché se ancora oggi tanti giovani consiglieri, eletti consiglieri,
arrivano e la vedono come un'opportunità, perché continuano a dire quello che è stato detto a noi per anni. Vedete, la cosa più antipatica è quando abbiamo tentato di stabilire le regole del gioco. Qui si amministra la cosa pubblica, ma sapete, tante persone giovani e meno giovani, eletti per la prima volta, dicono non è così, perché quelli che stavano prima di voi come hanno fatto? E quando ci è costato tentare di ripristinare alcune cose, noi alcune cose abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, qualcosa ci siamo riusciti, tante cose non ci siamo riusciti, perché c'è questo muro omertoso. C'è tanta gente che arriva e vede una grande opportunità. E allora, ma voi vi pensate che a caso furono dette alcune cose e fu detto ad alcuni candidati consiglieri, no, la macchina è piena, non c'è posto. Noi abbiamo avuto il coraggio di dire a tante persone, non voglio fare nomi perché non ci servono, tanto chi mi sta ascoltando lo sa, e chi ha l'orecchio per ascoltare, ascolti. Noi abbiamo detto no, la macchina è piena e non c'è posto, perché noi dicemmo all'indomani di quel scioglimento del Consiglio Comunale anticipato, noi dicemmo mai più, perché ogni giorno era una processione, bisognava farsi il segno della croce tutti i giorni. Ora la bolletta della luce, ora il cognato l'esproprio, ora la sorella lo sfratto, ora l'amico il gas, era il bancomat, la croce rossa. Allora noi dicemmo mai più, noi vogliamo metterci di nuovo in gioco per cambiare le regole di questo sistema, e consapevoli, perché vedete, un 2, 3, 4 candidati che potevano portare 400-500 voti, qualche sera fa sono stati fatti dei calcoli, noi dicemmo non c'è posto. ma mettete la macchina alla station wagon? No, noi teniamo la 2 posti. E dice, ma vedete, non per me, 11 posti, non ha capito, non volete, non avete. Ma perché secondo voi noi siamo fess, che non ci pigliamo a qui che avremo 40 volte e 50 volte, ma voi pensate tutto quanto, quando che è tutto quanto detto, l'unica festa è meno. Ah, questo pensiamo voi. Solo che noi dicemmo non c'è posto, perché sapevamo che se eventualmente si vinceva, stavamo di nuovo con quegli 11 fratelli e 8 sorelle. Allora, questa è la scelta, questa è la differenza. Quindi io non lo so se durerete 6 mesi, 5 mesi, voi siete morti, voi avete già perso, perché vi siete rubato il futuro di quei giovani che stavano vicino a voi. Io non lo so quando durerete, farete imbrogli fino a quando arriverà l'elicottero. Il ragioniere Gallo, assessore Gallo, ha detto alcune cose, ahimè, che forse potevi usare di più, ma può darsi che sarai ascoltato. Hai parlato di chiodi, hai parlato di atti non ufficiali ma ufficiosi, perché sono venuti a dire che noi, ma quello l'ho detto io, quando ci ho parlato di quei comitati, di quei milioni di euro, un altro grande imbroglio che non serve al suo paese, 10 milioni di euro, che hanno fatto è diventato Ortanova come un paese della Valtellina, dissesti idrogeologico, un imbroglio che fu fatto tanti anni fa, per pagliarsi 8-9 milioni di euro di lavoro, per pagliarsi parcelle di centinaia di migliaia di euro, che a Ortanova non serve a niente. Faranno degli allargamenti di canale che, se ve lo dico, può passare la nave crociera, la porta container, dovrà essere 26 metri dall'argine a scendere giù di profondità e 36 metri di larghezza i canali che stanno facendo, un dissesto idrogeologico che non serve a niente, sta il paese paralizzato, sono 9 anni che non si può costruire in alcune zone. Quindi io mi auguro che il ragioniere Gallo ieri sera, l'altra sera quando ha comiziato e ha parlato di chiodi, ha parlato di questi consiglieri, ma noi li conoscevamo, allora perché ve l'abbiamo dato a voi? Che ne dobbiamo fare?
ti alzi stanco, affaticato, hai dolori muscolari in genere? Materassi T&D ha la soluzione ideale ai tuoi problemi di schiena, con le sue sedie ad Ortanova in Viale Noci 110, strada Mercato, e Cirignola via Venezia 5, vicino all'acquedotto. T&D vi invita a provare il materasso giusto per le vostre esigenze, ampia gamma su tutti i tipi di materassi, memory, lattice, poliuretano, molle insacchettate, molle Bonel e tanti altri modelli. Ampia gamma sulle reti a doghe per un sano e corretto riposo. Agevolazioni fiscali per portatori di handicap e disabili sia su reti a doghe motorizzate che materassi. Riserviamo per questo periodo uno sconto per il tuo vecchio materasso acquistando il nuovo. Venite a visitarci, garanzia, assistenza e prodotti certificati a vostro servizio. T&D, un consiglio giusto da uno staff di professionisti. Vi aspettiamo. Ora però cerchiamo di mettere un po' di ordine. Finita questa lunga premessa, scusatemi, voglio toccare alcuni temi, diciamo, spero e penso che interessino la città. Quindi sono state dette alcune cose sulla TARSU. Sulla TARSU noi chiederemo una commissione d'inchiesta. Vi informo che lunedì partirà una raccomandata al Ministero delle Finanze, perché noi chiederemo che venga una commissione a indagare. Perché vedete, al di là di quello che è successo, che mi accingerò a dire facendo nome e cognome perché non ho niente da vergognarmi, anzi, però la cosa più strana, sapete qual è? Che qualche giorno fa, cercherò se ci riesco di spiegarlo, qualche giorno fa, il 12 di gennaio, quando tutti pensavamo che la questione TARSU era stata oramai chiarita, acclarata e inequivocabilmente chiara, è successo che un'altra società che ha vinto negli anni passati una gara ad Ortanova per la riscossione dei tributi, parallelamente all'ufficio sta mandando degli avvisi di ingiunzione, non come quelli che hanno mandato nel 2011. E che cosa è successo? Cerco di, se ci riesco, di esprimermi un po' chiaro. Quando noi siamo venuti in piazza a dirvi che le 6.700 raccomandate che sono state spedite per la discussione del 2011, che a fronte di queste 6.700 raccomandate che dovevamo incassare circa 2 milioni di euro, che a fronte di quel mancato incasso per 1.575 domande, dove mancavano 413.000 euro, quindi dopo aver avuto, diciamo, una situazione chiara e inequivocabilmente chiara, noi pensavamo che la questione della TARSU era stata chiarita. E quando dico chiarita, che cosa intendo per dire chiarita? Dico che l'ufficio accertò alla fine di ottobre e ci mandò la rendicontazione dicendoci che a fronte di quelle 1.500 domande spedite, 1.350 sono risultate inesigibili e 150 domande stavano qua ed erano, diciamo, pagate, fotocopiate su al comune, all'ufficio tributi, e una parte non sono state fatte le reversare. Noi pensavamo che la questione, insomma, era chiusa lì. Il 12 gennaio una famiglia di Ortanova, ce l'ho qua, non faccio nome e cognome, mi ha portato questa ingiunzione di pagamento per 484 euro. Io ovviamente ho detto, vabbè, ma tu che cosa ti aspettavi? Se non hai pagato? E dice, no, ma io ho pagato. Come hai pagato? E dico, perché non sei andato quando hai ricevuto l'avviso bonario, non sei andato su all'ufficio tributi a dire, oh, che cosa stai facendo? Io ho pagato. Dice, no, ma io non ho ricevuto nessun avviso di accertamento. Oh, bello, questa è un'altra storia. Come non hai ricevuto? Ma sei sicuro? Dico, come sono sicuro? Io poi mi sono preso le carte. Insomma, quello che poi si dice, effettivamente ho letto dalle carte che no, non c'è niente. Quindi, ahimè, sono andato su al comune immediatamente. Ho detto alla responsabile del procedimento, dottore, ma che cosa sta succedendo?
Questa ingiunzione non fa parte, non è la figlia o la sorella di quella famiglia delle 1500. E dice sì, ma noi lo sapevamo. Come lo sapevamo? Allora è tutto falso. Ho detto dottore, ma dice sì, però purtroppo qualcosa è sfuggito, perché parallelamente agli accertamenti che sta facendo il comune, sta la Enring, una società che sta riscuotendo. Oh santo Dio! E allora sti conti qua, allora 388.000 euro. E questo signore qua c'ha 4 bollettini di 54. C'ha 4 bollettini l'importo di 54 euro pagati, tutti e 4 pagati nei tempi. E allora noi dobbiamo, la Guardia di Finanza già è venuta a prendere un po' di acqua, ma noi dobbiamo andare avanti e continuare il lavoro, perché qualcuno si è preso dei soldi. Allora, il 19 di novembre, quando l'ufficio a suo dire aveva terminato l'accertamento e quindi dall'accertamento era uscito quello che poc'anzi vi ho detto, si è certificato, registrami bene perché questo lo dobbiamo, così lo ascoltano, così se mi vanno a denunciare, che è bella la registrazione chiara, c'è una persona che c'è un'agenzia ad Ortanova che si è trattenuto i soldi, si è preso i soldi e non li ha versati. È inutile che giriamo intorno, c'è l'assessore al bilancio, quel campione che lo vuole difendere, hanno faticato tanti, in verità, amici, consiglieri che lo volevano difendere, il sindaco addirittura ha chiamato noi vigliacchi, ha detto quei vigliacchi dell'opposizione, anziché chiedere scusa ai tanti cittadini che ha provocato tanto disagio, perché centinaia di persone si sono recate su all'ufficio tributo, hanno detto, oh, ma che cosa sta succedendo? Io ho pagato! E hanno fatto le fotocopie, hanno fatto le fotocopie, vabbè, vattene a casa, vabbè, state pure, vabbè. Allora, dopo, diciamo, tanti esami e tante discussioni e tante lite, siamo riusciti ad avere il dettaglio. Quindi da questo dettaglio, ad esempio, c'è Finposte Italiane, dove c'è la data pagata, l'importo, la data e la reversale. Quindi lo stesso giorno che Finposte Italiane ha riscosso, lo stesso giorno ha reversato al comune. Finposte Italiane è l'agenzia del ragioniere Gallo, quindi ha riscosso giorno 10, alle 9, alle 9.05 ha riversato al comune. Centinaia di nominativi qua. Poste e Servizi, lo stesso giorno, 195.000 euro, il 6 di febbraio del 2002, la reversale 6 febbraio 2002 a Versailles, centinaia di persone. ITB Tabacchi, sono questi signori delle tabaccherie qua che hanno l'accredito automatico, terza e quarta rata 160 euro versati il 31 luglio del 2012, riversati il 31 luglio del 2012, precisi, centinaia. Arriviamo a questo soggetto che il sindaco ha detto, io sono un garantista. Il sindaco in consiglio comunale, dopo aver offeso la minoranza e aver mancato di rispetto all'intero paese, a centinaia di persone, che ha provocato un danno enorme perché tutti i giorni si sono recati su al comune a dimostrare pagamenti, attenzione, chi ha potuto dimostrare?
perché qualcuno che malauguratamente a distanza, diciamo, di tre anni, più di tre anni, non si trova la ricevuta di pagamento, deve pagare. E deve pagare, perché se non dimostri il pagamento devi pagare. Allora, Posta Express, oltre che si è tenuto soldi per anni, non tanto vedo qua, allora, le suore, rata unica 2.953 euro, congregazione suore, sono stati versati questi 2.953 euro, non 2 milioni, 2.953 euro, sono stati versati il 31/10/2011 dalle suore a questa agenzia di Posta Express. Questa agenzia di Posta Express, che si è preso 2.953 euro, li ha versati esattamente dopo 14 mesi, li ha versati il 18/12/2012. Rata unica, Campanella Michele, 288 euro, versati il 4/4/2012. Ci sono i trattini? Non sono stati mai versati. Io in consiglio comunale ho detto all'allora dottoressa Corvino, responsabile del procedimento, mi sono finto da fesso, perché che volete? A Mafi fesso. Ho detto, scusate dottore, che cosa sono questi trattini che si vedono qui a fianco? E dice, significa che non sono state fatte le reversali. Ho detto, scusate, mi ripetete che cosa vuol dire che sta facendo? Dice, significa, Annese, consigliere Annese, significa che l'ha ingassato e se l'è trattenuto per lui. Ah! E beh, un studente fente. E ne sono tanti, ma veramente ne sono tanti. Caporale Anna Maria, seconda rata, versata il 2/1/2012, trattino, mai pagata. Santoro Giovanni, rata unica, 149 euro, versata il 21/8/2011, mai versata. Se c'è qua, oui. Questo è il danno minore di questo signore che spavaldemente accompagna il sindaco tutti i giorni ovunque. Non è questo quello che ci preoccupa, perché, sapete, vi parla uno che di disgrazie ne ha avute tante. Può succedere. Io ora sono un po' di mesi che salgo e scendo dal comune, salgo e scendo fino a quando la pazienza mi farà ragionare. E dico, ho cercato di parlare, diciamo, con il responsabile, con qualcuno che conta là, già parla con Muscarella, che è l'unico che conta è Muscarella, però purtroppo io non mi parlo, perché con il resto qui devo parlare, quella è una mazza di scopo, guardate, quella è una mazza di scopo, perché già parlo, già devo parlare con Muscarella, perché è l'unico, perché là, la verità, quando abbiamo fatto qualche conferenza, qualche consiglio, capigruppo, insomma, tre o quattro si mettono a fare lo scopone scientifico, e due o tre giocano a 3-7 con il morto lo sapete chi è inutile che vi parlo, insomma. Là l'unico che parla, che capisce qualche cosa, che è Muscarella, già parla con Muscarella. Allora il sindaco, quando è successo questo in consiglio comunale, noi abbiamo detto, sentite, non c'è nessun accanimento personale, però che si sappi e sia chiaro che questo signore qua i soldi li deve cacciare, deve portare. E dice, ma noi siamo garantisti. Fino a quando la giustizia non farà il suo corso, la giustizia non farà il suo corso, questo è per i soldi, da questi soldi qua. E lui si è alzato e ha detto, io non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, l'ha detto in consiglio comunale, non vi scandalizzate che non sto dicendo niente di, però siccome voi, brava gente, ma ve lo dico con tutto il cuore, no il cuore, scusate, non lo voglio dire, il cuore porta male, lasciamo stare il cuore, che questo il cuore porta male, perché già hanno parlato loro di cuore, lasciamo stare il cuore, ve lo dico francamente, va, lascia stare il cuore. Consiglio comunale, noi abbiamo detto queste cose, ora la cosa che sto cercando di chiedere è questa, deve fare un piano di rientro e questi soldi li deve portare al comune, perché ci sono delle difficoltà, ci sono state delle difficoltà, possono succedere a tutti. Io non voglio dire se era autorizzato, che non era autorizzato, perché non c'è nessuna autorizzazione, ma non ci interessa, a noi ci interessa mo il malloppo, oh, i soldi, la da cacciamo, deve portare i soldi indietro. Quindi io sto cercando con le buone di dire
e sono 4-5 volte che vado solo, dico scusate, gli dite a questo signore che fa un piano di rientro qua, piano piano in un anno e mezzo di tempo, si mette a posto, paga la sua rata mensile e deve restituire il malporto ai cittadini, perché sono tasse che ci servono per dare i servizi. E allora sapete che cosa mi stanno dicendo? Che non lo sanno. Perché loro dicono, non lo sappiamo se noi possiamo eventualmente recuperare questi soldi. Dicono una cosa veramente che di una vergogna unica. Perché dicono loro, essendo che noi non avevamo nessuna convenzione, ma avete trovato dopo il danno la beffa, siccome noi non avevamo nessuna convenzione con diciamo, queste società, queste ditte alla riscossione, è anche difficile recuperare questi soldi, come anche difficile? Vai ai carabinieri, va a fare la denuncia. Quella è un'appropriazione in debito, tu hai svolto attività che non avevi l'autorizzazione, ti sei trattenuto i soldi di cittadini. Ma che cazzo stai dicendo? Allora inizia, purtroppo, si altera sempre di più il tono. Questo è per quanto riguarda la TARSU, che noi stiamo continuando ad andare avanti e vi informeremo. Però sappiate che qualcuno ha insinuato che il Partito Democratico, Lorenzo Annesa, ha messo il manifesto là nella sezione. Vergognate, ma noi siamo vergognati. Siamo tenuti proprio la faccia tosta. Ah, ci dobbiamo vergognare noi. Perché ci dobbiamo vergognare? Perché abbiamo messo il manifesto, di che cosa ci dobbiamo vergognare? Perché non vi vergognate voi, che avete fondato? Perché se quello era l'amico vostro, come mi hanno imparato a me da bambino, è lui che non vi deve mettere in difficoltà, a voi. Perché se lui dice che è un amico vostro, voi dovete dire a questo amico vostro, non ci far perdere la faccia, non ci far vergognare, cacci i soldi, e se no i soldi che diciamo prendete voi, mettete insieme e date i soldi comuni. I soldi che voi diciamo prendete, con tanti lavori che fate, perché voi siete gente che andate a lavorare, mettete un po' di soldi e risanate sta situazione quanto prima. Prima che andiamo dai carabinieri, perché noi stiamo preparando l'esposto, tutti e quattro i consiglieri, mi auguro che voglia firmare anche l'altro consigliere 5, anzi mi auguro, perché non è stato chiaro, mi auguro che anche gli altri due consiglieri, tutti assieme, vediamo, chissà, facciamo un esposto e andiamo dai carabinieri a dire, vedete che ad Ortanova all'ufficio tribunale ci mancano 388.000 euro e che c'è questa situazione, così finisce questo muro di omertà, a meno che qualcuno non ci tiene, tu state città a me e io mi stai città a te, tu non mi dici niente a me e io non ti dico niente a te. Questa è per quanto riguarda la TARSU, mostra giusto un gioiello di convenzione del parco eolico che tutti in questi ultimi giorni diciamo si sta parlando. Io ci ho fatto fare 200 fotocopie e un poco le daremo, le inizieremo a distribuire, dove a marzo, no, quello che viene, a marzo del 2007, quando fu fatta sta porcheria, quando fu fatto questo imbroglio, noi dicemmo attraverso questo documento che sta allegato alla delibera di marzo del 2007, non è, è un atto ufficiale, diciamo vedete che qua avete fatto una porcheria, e raccontammo dettagliatamente quali erano i motivi di quell'imbroglio, che non avrebbe portato alle casse del comune né un euro all'amministrazione comunale e di per sé di riflesso ai cittadini indirettamente e né direttamente eventualmente ai cittadini qualche euro di guadagno, che qua arrivano ancora i bulletti di 5-600 euro, i cittadini arrivano bulletti di 5-600 euro mentre il territorio è pieno 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 di paleolico, mentre noi la corrente la paghiamo 4 volte,
e hanno guadagnato soltanto poche persone. Per la verità un guadagno c'è stato, ma c'è stato molto stretto, per pochi, mentre a noi costa la corrente l'ira di Dio, le aziende paghiamo migliaia di euro di corrente e le abitazioni private tutti sanno, tutti sappiamo quanto paghiamo, mentre per pochi fortunati, beati loro, si sono arricchiti. Ma noi non siamo gelosi, noi non siamo invidiosi, solo che chi ci conosce sa caratterialmente, non volevi mettere per gli etengeli, perché ci avete per gli etengeli per troppi anni. Allora quella convenzione che fu fatta allora era un imbroglio e lo abbiamo dichiarato. Questa che hanno fatto questi di ora, diciamo, sono andati per mettere una pezza al buco ed è più brutta del buco, è meglio che non la mettevano sta pezza. Noi non ci siamo riusciti a fare quella convenzione. Nonostante ciò, avevamo detto che quella convenzione andava rifatta, noi non ci siamo riusciti, lo denuncio, fu un fallimento, perché l'amministrazione Calvio a maggio del 2013, nonostante ciò mesi di lavoro, noi dicemmo tutti quanti quella convenzione non va bene, perché non rischiamo di non prendere un euro. E la differenza tra noi, l'amministrazione Calvio e l'amministrazione, diciamo, Moscarella, non mi dite niente se non lo nomino a quello, perché quello non serve a niente, ha già nominato Muscarella, che usino che Muscarella, lui si mette solo la fascia, ma non serve a niente. Cioè la differenza tra l'amministrazione nostra e l'amministrazione Moscarella è che noi siamo venuti in consiglio comunale il 13 di maggio, ci sono le delibere, siamo venuti in consiglio comunale, abbiamo detto al consiglio comunale tutto. Devo precisare che in quel consiglio comunale l'allora, diciamo, capogruppo della minoranza, che era sempre Muscarella, e Tarantino era una figura, era un consigliere, non si presentarono sulla delibera. Eccola qua. Moscarella assente, Tarantino, Geraldo assente, poi erano tutti presenti. Calvi Madarosa, Bellino, De Filis, Lacerenza, Mauriello, Costantino, Ladogar, Tartaglia Antonio, Gervasio Giuseppe, Porcello Michele Antonio, Annese Lorenzo, Maffione Antonio, Curci Antonio e Russo Gerardo. Assente Moscarella Giuseppe e Tarantino Gerardo. La delibera, la numero 22 del 4 aprile, numero di protocollo, numero 85-2013. Noi andammo in consiglio comunale perché ci rendemmo conto e dicemmo, vedete, per me non fu una novità perché avevo vissuto, diciamo, l'esperienza già del 2007, però noi dicemmo, noi non abbiamo la presunzione, questo fu un punto forte. Io ebbi a dire, sentite, io ho la mia storia, dicevo agli amici che sostenevano l'amministrazione Calvio, io dicevo, grazie, grazie. Per anni ho sempre detto che la cosa pubblica si va gestita insieme, quindi questo che noi approveremo è un atto importantissimo. Noi non possiamo e non dobbiamo avere la presunzione che è un atto che possiamo fare noi di maggioranza. Andiamo in consiglio comunale con molta serenità, con molta pace e miglioriamo questa convenzione, nella speranza che questa società Energia ci paga. Quando siamo andati in consiglio comunale, i due signori appena nominati addirittura non si sono presentati, hanno snobbato. Tre consiglieri votarono contro perché volevano che andava avanti quella convenzione. I tre consiglieri erano Nicola Maffione, Porcelli Michele Antonio, dottor, fatemi richiamare il dottor perché sono dei dottori, dottor Porcelli, dottor Maffione e il signor Gerardo Gallo, Gerardo Russo, Dino Russo. Tutti e tre dissero no, per noi quella convenzione deve andare avanti, noi non vogliamo, ma hanno cambiato pensiero, vabbè, noi non vogliamo che vada rifatta la convenzione. Noi 13 consiglieri all'unanimità
dicemmo incontriamoci, non incontratevi, incontriamoci tutti assieme, facciamo venire l'amministratore unico del parco eolico Energia in consiglio comunale e vediamo come dobbiamo migliorare. Poi ci siamo persi pure noi nella notte dei tempi, io lo devo dire, non ho difficoltà a dirlo, io non devo dire solo che da una parte noi dobbiamo fare anche la nostra autocritica, noi non l'abbiamo mai avuto quell'incontro, il perché non lo so, qualche giorno ce lo devono spiegare, ce lo dovrà spiegare Iaia qualche giorno perché non l'abbiamo mai avuto, io non lo so, fatto è che noi non ci siamo mai riuniti e non abbiamo mai avuto il piacere di incontrare questo signore qua, Onofri, come si chiama lì? Ci siamo persi nella notte dei tempi, ci siamo persi. Sono arrivati, diciamo, questa squadra di lavoro di consiglieri che sono arrivati ora, nel giro di poco tempo hanno fatto la convenzione, senza confrontarsi con le minoranze, senza portarlo nel consiglio comunale, hanno portato le loro proposte e hanno fatto una convenzione. Vedete, sono venuti qua qualcuno a dire, a comiziare, a dire stupidaggine, chiacchiere vacanti, hanno fatto una convenzione, una brutta convenzione, parte, perché devo essere onesto, che è sempre discutibile, perché dobbiamo dire con onestà che si discuote, non si discuote, è sempre un interrogativo. Ci dobbiamo mettere alla volontà di questa nuova società, perché intanto Energia ha venduto alla Peon, si chiama, Parco Eolico Ortanova SRL, e sapete, diciamo, quei pochi spiccioli che ci dovrà dare, che cosa sono stati capaci di fare, tanto è vero che li vanno cercando, chi è questo scienziato che ha fatto questa convenzione, lo cercano, perché vogliono sapere, cioè, che mente diabolica, una mente diabolica, a prescindere, diciamo, l'arroganza e la prepotenza di questa società che nonostante ciò ci ha messo il paese in ridicolo, qua basta allungarsi 10 metri e vedi le pale, quindi un impatto ambientale schifoso che fa paura, e tutti quanti noi lo vediamo. Al di là di questo danno di immagine ambientale che ci ha fatto, sapete che cosa hanno sottoscritto? E io di questo sono mortificato, diciamo, anche di quei consiglieri che dicono che in qualche modo si sono distinti in questi mesi. Non ce ne siamo accorti, ma evidentemente è un fatto nostro, io non me ne sono accorto. Hanno fatto una convenzione che Mocacetano, quella Cucciero de Carci, è stata una volta un comizio a Carpino, e diceva il comiziante un detto, noi dicevamo qua da Vannuti che con un piatto da un dice, là da Vannuti che la Cucciero de Carci, si sono venduti con la Cucciero de Carci. Abbiamo fatto una convenzione. Ci dovranno dare circa 200.000 euro, non lo sappiamo quanto ci dovranno dare, però attenzione, non di soldi. Hanno dettato, io non ve li voglio leggere perché non vi voglio stancare, però faccio le copie, ve li do a tutti quanti voi. Sono andate sul sito del Comune di Ortanova e stampate queste cose, informatevi. Voi dovete essere costruttori di queste cose, voi non dovete essere solo spettatori, perché vedete, arrivate impreparati, io ve lo dico con tutto il cuore. Lascia perdere sto gol, non mi serve. Ve lo dico a voi. Non fate solo gli spettatori che vi lasciate incantare. Hanno fatto una convenzione con questa Peon. A parte che ha dettato tutti i lavori di Ortanova, la deve fare lei, la Peon. Ha detto che quei pochi soldi che vi devo dare, io ve li darò in opera. Quindi, voi che cosa volete che io vi faccia? E l'ha elencato lei, tutti i lavori, dalle strade al rifacimento strutturale, a eventualmente a nuovi insediamenti, a nuove strutture, lampioni, quello che volete ve li faccio io.
precisato, ha detto attenzione, o vi faccio io peon, oppure voi mi dovete autorizzare a me peon, che se non li faccio io li deve fare una persona di mia fiducia. Progetti e realizzazione. Allora voi dovete, cioè, non so se sono stato, non lo so, non dico bravo, ma se mi sono saputo esprimere. Allora voi, cioè, capite che è un po' difficile, insomma, immaginare. Allora il Consiglio Comunale ha detto, ma scusate, ma che cosa state dicendo? Perché poi dice di più. Dice i prezzi dell'opera li stabilirà a prezzo congruo la regione attraverso il tariffario. Se noi prendiamo il tariffario di un marciapiede, dove si prende per esempio il 3% il progettista, il tariffario dice che un metro lineare di marciapiede costa 1200 euro, tanto è vero che la zona PIP, Moscarello, magari vi dico che cosa ha fatto Moscarello, un colpo da genio per difenderlo. Voi dovete sapere, a prezzo sempre della regione, che quegli 850 metri della pista ciclabile sono costati 500 mila euro, ma anche un pione terra a Piazza di Spagna costa tanto. Allora lascio a voi immaginare la dimensione di questo imbroglio. Noi a Mioto Cavè è a Moromosa D, quindi noi non prenderemo un euro da quella convenzione, perché quel grande maestro scienziato che cosa ha fatto? Ha fatto firmare la convenzione al segretario, diciamo con l'aiuto della maggioranza in consiglio comunale, tutte le opere che dovranno essere realizzate, se lui dovrà darci 200.000 euro per un anno o 180, dipende quando produrrà, la farà in opera, e se l'opera costerà 1 milione di euro, noi siamo maturisti. Allora io ho detto a Moscarella, veramente non è proprio così, siamo maturisti, c'è la trattativa, o ci diamo il resto, io voglio essere onesto fino in fondo, perché chi mi ascolta, siccome so che mi stanno ascoltando, oppure per 2 o 3 anni non pagherà, ma è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa, a prezzo congruo all'istilo della Regione Puglia. Allora voi capite che una persona, diciamo, che si è sempre battuta per i diritti, dico, ma scusate, se noi non a caso abbiamo detto ora un avvocato, un incarico, allora un progettista, il progettista sta legando alla politica, scusa, già questo passaggio, fa piacere, tutti questi uffici tecnici, uscite fuori dalla politica, tutti questi uffici tecnici, andate a lavorare, vi sembrate le donne che aspettano, come vince la vostra coalizione, il primo posto è vostro. Il primo frutto, le donne che aspettano, che sono in attesa, così sono gli uffici tecnici che sponsorizzano le coalizioni. Come vince quella coalizione? L'ufficio, il primo lavoro, la primizia, adesso me, a Ruin Mizmoni. Però speriamo che lo capiscono e si tolgono, se mettessero a fine i professionisti, perché vogliono fare politica e professionisti, e mescolano tutte cose e non va bene. Allora dicevo, mentre noi ci siamo battuti per quegli ideali, dove abbiamo detto 1-1-1-1, dove abbiamo detto scendiamo giù e vedete, vediamo chi non ha preso mai un lavoro a Ortanova perché stava ad amministrare Calvio o perché stava ad amministrare Moscarella, e questo era neutrale, non era di nessuna squadra, rimane in banchina per tutta la vita. Allora noi abbiamo detto rompiamo questo muro di tifosi, questa curva sotto, che sono tutti spettatori. Allora voi capite che una che va avanti, una persona che va avanti e vede una convenzione del genere, fa fatica a digerirla. Allora io ho detto in consiglio comunale, ho detto scusami, rivolgendomi a quei pochi, dicevo che queste cose le capiscono, ho detto ma com'è possibile, ma come potete pensare voi? Quindi viene meno la contrattazione dell'amministrazione comunale, viene meno, diciamo, l'equità, viene meno il ribasso di gara, perché io devo fare la gara e mi devo confrontare, devo mettere a confronto 5, 6, 7, 8, 10 aziende, perché mi devono portare professionalità e servizio, mi devono dare miglior qualità,
mi devono dare il miglior servizio, così io sono legato mani e piedi. Non c'è stato verso di cambiare. E allora quell'imbroglio di quella convenzione del parco eolico, quello viene da lontano, perché quella convenzione è stata studiata a tavolino per non dare neanche un euro, ma non ora. Quella è stata fatta scientificamente nel 2007, perché la legge nazionale stava nel 2003, i regolamenti regionali dove noi abbiamo scritto, io ve li ho distribuiti, i regolamenti regionali, era un eccesso di potere, sono stati condannati, regione, comune di Ortanovo, comune di Stornare, comune di Cerignola, sono stati condannati perché non avevano la titolarità, loro si dovevano limitare solo a lasciare un parere paesaggistico eventualmente, un dissesto idrogeologico, l'impatto, e nella conferenza di servizio dovevano chiedere i soldi. Sulla produttività della pala non si può chiedere un centesimo, non ce ne sono soldi, era un imbroglio. Io mi ricordo quando mi dicevano Ortanova ha fatto il 5+1, arriveranno milioni di euro. Sì, sono arrivati per qualcuno i milioni di euro, ma non certamente per Ortanova. E mi insultavano, come mi vedevano, tiravano il vento, contenti loro che il paese aveva installato, e nell'indifferenza totale. E io su questo lo devo dire, perché quando siamo venuti in piazza non siamo stati creduti, evidentemente è un limite nostro, evidentemente, non ci avete creduto. Siamo scesi in piazza a dirvelo, vedete, stanno devastando il territorio, vedete, stanno violentando il territorio. Purtroppo questa è la situazione che si è verificata. Noi vogliamo solo sforzarci per mettere in evidenza, per cercare di coinvolgervi. Voi dovete farle vostre queste cose, appartengono a voi. Vedete, quando in un condominio, se in un condominio dove viviamo noi, ci ritiriamo e non troviamo l'acqua, ma voi come vi sentite? Vi arrabbiate? Ma vi arrabbiate? Uno che paga il condominio e poi magari nella scala ce ne sta uno che non paga o due che non possono pagare perché attraversano un momento particolare. Voi vi sentite da fuori? E così è qua. Così è qua. Questa è la stessa cosa. Vi deve appartenere perché appartiene a voi. Perché voi fate, voi, come avete detto, facciamo sacrifici, paghiamo i tributi, paghiamo i montizi, paghiamo l'ICI. E non è giusto che arrivano sempre, ogni qualvolta che cambia l'amministrazione, arrivano questi quattro mascalzoni e fanno le mambasse di quelli che hanno assolto. Noi abbiamo lasciato 1 milione di euro e andate di questo, hanno fatto festa grande. Abbiamo lasciato 1 milione di euro perché l'amministrazione è andata via, perché era frutto di quei sacrifici. Stavano 870 mila euro libere, che non avevano vincoli, potevano essere spesi dappertutto. Hanno speso i soldi, 40-50 mila euro, questi dissuasori, per abbellire qui dietro. Che sono 50 anni che stanno le scuole qua, a noi risulta che è andato qualcuno sotto la macchina, i bambini, non lo so. Via Scarabino, vicino casa mia, via Veneto qua, 50 mila euro. Il sindaco adesso significa che dobbiamo civilizzare il paese. 50 mila euro! Poi ci sarà la manutenzione che sarà un guaio e saranno abbandonati. Soldi a gogò, amici, venite qua. Dici, voglio parlare della zona PIP, voglio essere tanto rispettoso, perché io non ce l'ho con il proprietario che è stato liquidato la zona PIP, non c'ho niente a che fare, non c'ho niente a che vedere. Però dico io, ma era proprio necessario toglierci il 19 di dicembre 228 mila euro, dalla sera alla mattina. Se vi faccio vedere il concordamento che hanno fatto dal 4 di dicembre fino al 16 di dicembre, hanno pulito tutto. Lo stesso giorno ha scritto l'avvocato, hanno passato al caposettore, il caposettore ci ha mandato l'avvocato, in 14 giorni hanno liquidato. È un suo diritto, ma era necessario. Se a noi ci serve una vendetta. Allora, voi capite che di personale non ci sta niente. Però mettetevi voi al vostro posto. Venite qua, metteteci la passione. Di personale, io di che cosa devo essere invidioso? A me mi conoscete tutti quanti, qual è l'invidia? Che cosa devo invidiare io? A chi devo invidiare? Io devo ringraziare il Signore, io ho già avuto tutte cose dalla vita. Devo ringraziare il Signore, grazie. Non è l'invidia, è per non essere per il nessuno. Quale invidia devo avere io?
dei 130.000 euro, in da qua di uno hanno pigliato te alla zona PIP, vai. Non voglio fare l'analisi di quei terreni, ma che vi devo dire che cosa? Perché là ho chiesto tutti gli atti. Mi hanno dato tutte le note, passeranno pure 4-5 mesi, perché poi si hanno ambarato. Dice, sarà, disse Tarandì, il nostro municipio sarà un palazzo di vetro. Me, c'è ma qualche uno appunto questi vetri che si hanno fatto neri, ah! C'è ma qualche uno appunto questi vetri! Tutti questi soldi che stai cacciando, c'è ma qualche uno e fa la pulsa questi vetri che non si vede niente! Non si vede niente! Chiami a qualcuno e fallo pulire sto palazzo, che i vetri si sono fatti neri. Allora voi avete capito, questa è l'unica passione che qualcuno poi ci accusa sempre, di chi è Lorenzo Annè, qui dice l'uomo, che chi ce l'ha già vedi, che tengo da vedere? E per non essere pastore, perché vedo tanta gente, tanti sacrifici, tanta giovane che si è avvicinata. Io non voglio, diciamo, cavalcare, perché non è da me, non mi appartiene, è da meschini. Ma che faccia fai quando troverai tutti quei giovani che sono stati vicino a te? Quelle ragazze, giovani, adolescenti, hanno l'età delle mie figlie, che hanno creduto in te. E io le ho visto con quanto entusiasmo, con quanta passione, e come ti hanno difeso! A testa bassa, ma perché non ti vergogni? Lascia stare, va, fai un regalo alla città, vattene, dimettiti e vatti. Senti, ma te lo dico, no che te lo chiedo io, a parte che sei già morto, perché non sirve proprio a niente, tu sei una mazza di scoppio, non sirve a niente. Però fai proprio un sussulto, magari ti metti in dolit, fai un sussulto. Uno scatto così di orgoglio. Tu dici che hai tenuto perché decisse qua a Mizza. Dice io, mia nonna mi ha regalato il braccialetto d'oro. Tu, quell'altro sporcaccione, là, nato poeta, qua che disse che io vedevo le processioni, nato un bruglione, chi della terna, là. Non si chiama Destacio, si chiama Distasio. Distasio e Marsella. Vai. Sta squadretta che invece sembra in giro, sempre sopra comune stanno. Speriamo che il ragioniere Gallo, ex assessore ai lavori pubblici, dica tutte le cose che sa e le vada a dire davanti alla procura per liberare il paese, una volta per sempre da questi avvoltoni, da questo malaffare. Io mi ricordo che nel mese di agosto del 2013 feci un articolo e dissi allora le mani sulla città di Dino Risi, defunto, che è venuto a mancare qualche giorno fa, grande regista, 92enne, 91enne. Noi non molleremo, ve lo dico con molta pace, con molta serenità e con molta tranquillità. Noi saremo sempre qua in piazza e se qualcuno pensa che noi ci stanchiamo, ci togliamo... Vi sbagliate? Io, grazie a voi che mi votate, perché non è solo merito mio, grazie alle centinaia di persone che mi stimano e mi votano, tutte le volte, io sarò qua. Vi piace? Non vi piace la pasta, la minestra? Voi ve ne dovete andare e vi dovete vergognare. Noi non teniamo niente da vergognarci, perché c'è una storia. Io sono diventato consigliere comunale nel 1998. Sfido! Io vi sfido a chiunque esso sia, 16, 17, 18 anni, dirigenti, funzionari, assessori, sindaci che in questi anni si sono avvicendati. Mai, imprese, mai, dico mai, sono stato coinvolto o mai ho sfiorato di avermi portato un euro, mai, vi sfido, cose che posso dire poco di altri. Vi saluto, vi ringrazio e viva Orta Nova e viva le persone per bene.